Buongiorno bambini, oggi andremo a parlare dell'abbigliamento ai tempi di Gesù. Siete pronti? Nella vita quotidiana un uomo ebreo indossava un indumento chiamato tunica. La tunica era l'indumento principale dell'abbigliamento, sia per ricchi, per poveri, donne, uomini e bambini. Ma com'era fatta la tunica? La tunica era una semplice veste monopezzo, di solito con una cintura in vita, un'apertura per la testa e due per passare le braccia. Le maniche potevano essere lunghe o corte. Questo è il mantello. L'uomo infatti vestiva un mantello con un foro da cui far passare la testa. Attaccati ai quattro angoli di questa veste vi erano delle frange. Le frange avevano la funzione di ricordare i quattro angoli della terra e dunque che il Signore era sempre presente. Come vestivano i bambini? Se la tunica era l'indumento principale per tutti, la tunica dei bambini era lunga fino al ginocchio. E le donne come vestivano? Le donne avevano tuniche lunghe fino alle caviglie e il mantello aveva frange lunghe. Portavano il velo sul capo e sandali ai piedi. E gli uomini come vestivano? Gli uomini avevano tuniche lunghe con un mantello. Spesso l'uomo indossava una cintura alla quale poteva agganciare una borsa con funzione di portamonete. Ai piedi indossava dei sandali e sul capo un turbante. La cintura. Per legare la tunica in vita si utilizzavano delle cinture o dei pezzi di corda. L'uomo ebreo indossava ai piedi dei sandali che avevano suole di legno ed erano allacciati con cinghie di cuoio. Nei luoghi chiusi non indossavano nulla. Entrando in casa, infatti, lavavano i piedi per via della polvere di cui si impregnavano durante la camminata nei luoghi esterni. Il kippah era il copricapo di ogni maschio ebreo. Le bambine invece avevano il velo, ma i maschietti dovevano indossare il kippah, specialmente quando si entrava in sinagoga. La dei capi, chi la faceva? Ma dai, non lo sai? Le donne! Sai come si tingevano i tessuti? I tessuti venivano tinti utilizzando la conchiglia di murice per il viola, la buccia di melograno per l'azzurro, le uova di cochenilla per il rosso.